Palermo, bancarotta, fraudolente autoriciclaggio, due persone indagate dalle fiamme gialle. Trapani, cambio al comando dei carabinieri provinciali, arriva il colonnello Mauro Carrozzo. Trasporti, niente circolazione treni fino a maggio 2025, tra le stazioni di Trapani e Marsala. Marsala, approvata ieri in consiglio comunale la revisione della pianta organica delle farmacie. Masere Scerbatura in città, interrogazione al sindaco da parte del consigliere Francesco Foggia. Benvenuti al TG Vallo, prima pagina. Apriamo con la cronaca. Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio, due persone indagate dalla Guardia di Finanza di Palermo, i particolari nel servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza di misura interdittiva nei confronti di due persone. Il GIP del Tribunale di Palermo, su richiesta della locale procura, ha disposto il divieto per un anno di esercitare attività professionali e imprenditoriali nei confronti delle due persone, nonché il sequestro di numerose auto di pregio, somme di denaro per 21.000 euro e un compendio aziendale. Le indagini condotte dalla sezione di polizia giudiziaria dell'aliquota della Guardia di Finanza hanno riguardato il fallimento di una società per la gestione di centri e impianti sportivi polivalenti, tra cui un autodromo sito nel territorio del comune di Torretta nel palermitano. I due principali indagati, marito e moglie, assieme ad altri tre familiari, avrebbero posto in essere plurime condotte distrattive sia prima che dopo la dichiarazione di fallimento avvenuta nel 2018 allo scopo di arrecare danni ai creditori. In particolare sono state individuate dalle fiamme gialle diverse auto di pregio inizialmente intestate alla società fallita, poi vendute a un'anziana parente a un prezzo notevolmente più basso rispetto al valore di mercato e da ultimo cedute a una nuova società sempre riconducibile agli indagati. Inoltre, attraverso quest'ultima società i coniugi avrebbero incassato assegni per 21.000 euro provenienti da un cliente della società in dissesto. I reati contestati per i due indagati sono bancarotta fraudolente e autoriciclaggio. Conferenza stampa questa mattina a Trapani per la presentazione del nuovo comandante provinciale dei Carabinieri e degli ufficiali che recentemente hanno assunto il comando delle compagnie di Castelvetrano, Mazara e Marsala ed enorme delle compagnie di Castelvetrano a Marsala. Mazara, la compagnia dei Carabinieri, sarà guidata dal maggiore Tomaselli. Ascoltiamo intanto la dichiarazione del neo comandante provinciale colonnello Mauro Carrozzo. Ho un'esperienza abbastanza variegata e abbastanza lunga qui in terra di Sicilia, dove ho lavorato per 22 anni. In altre province, dicevo prima, non conosco i problemi di sicurezza e ordine pubblico sul territorio della provincia di Trapani, che conosco come terra bellissima da buon turista. E però posso immaginare quali possano essere ovviamente le principali criticità di questo territorio. Dicevo prima che ovviamente l'arma dei Carabinieri su Trapani non può prescindere da un contrasto alla criminalità organizzata, che a Trapani, così come a Palermo, ad Agrigento, a Caltanissetta, soprattutto nella parte occidentale della Sicilia, si chiama solo ed in un unico modo, Cosa Nostra. Noi impiegheremo le nostre risorse qualitativamente migliori per il contrasto a Cosa Nostra e su questo non c'è alcun dubbio. Però l'arma territoriale è un'arma che a me piace definire totale. Noi siamo una forza di polizia a competenza generale e quindi ci dobbiamo occupare di tutto ciò che serve per la sicurezza del cittadino, a partire dalla prossimità che continueremo a garantire con le nostre 31 stazioni sul territorio, alla prevenzione generale, al pronto intervento e laddove la maglia della prevenzione non dovesse essere sufficiente per risolvere queste criticità, ovviamente interverremo anche in coordinamento con l'autorità giudiziaria per la repressione dei reati.
Questo lavoro noi lo faremo ovviamente in coordinamento con tutte le altre forze di polizia. Per noi è fondamentale il tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal signor Prefetto di Trapani. Su quel tavolo noi decideremo quali saranno le linee di azione strategiche per contrastare le criticità e i problemi di criminalità sul territorio. Ma ripeto, non esiste solo la criminalità organizzata, che rimane obiettivo prioritario, il contrasto alla criminalità organizzata, ma esistono tante altre situazioni che lo Stato, attraverso noi, deve affrontare e deve andare a risolvere. Quello che è importante capire è che l'arma dei carabinieri, essendo diffusa su tutto il territorio, è a disposizione del cittadino. Prima me ne sono uscito con una battuta: noi non siamo un esercizio di potere, siamo un esercizio di un servizio che dobbiamo dare al cittadino. Il Consiglio Comunale di Marsala, tornato in aula ieri pomeriggio, ha approvato a maggioranza la revisione biennale della pianta organica delle farmacie anno 2022. Dopo le dichiarazioni di voto di alcuni consiglieri, l'aula ha approvato una delibera di debito fuori bilancio e successivamente il Presidente Suriano ha dato la parola per alcune comunicazioni. Al termine della seduta il Presidente ha aggiornato i lavori al 16 e 19 settembre prossimi alle ore 17. La Giunta Comunale di Alcamo ha approvato la delibera che dà il via libera all'assunzione dei lavoratori socialmente utili e alla conseguente richiesta di contributo alla Regione. Sono 121 i lavoratori socialmente utili a supporto dei servizi comunali non inseriti nell'organizzazione dell'ente. La Giunta ha deliberato l'inserimento programmando l'assunzione degli ASU a domanda con contratto a tempo parziale indeterminato da stipulare dopo il superamento di una selezione pubblica per la categoria C e una prova di idoneità per le A e le B. Nello specifico saranno stabilizzati 26 operatori, 41 operatori esperti e 54 istruttori. Termina qui TG Vallo prima pagina. Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. La discerbatura, la delattizzazione, la pulizia e il ripristino del manto stradale delle periferie del territorio e del cimitero comunale di Mazara sono al centro dell'interrogazione presentata dal consigliere comunale Francesco Foggio. Il consigliere chiede interventi nei quartieri della via Potenza, compreso la Pineta, Mazara 2, Piazza l'Europa, Borgata Costiera, Villaggio Pescatori e cimitero comunale. Foggia sollecita interventi per sistemare anche le numerose buche in via Potenza, via Marsala, via Cervigna e via Salvemini, numerose vie e piazze della città. Foggia chiede come, se e quando questa amministrazione intenda intervenire per la pulizia straordinaria dei quartieri e delle frazioni del cimitero compreso, come è stata programmata la manutenzione ordinaria e la pulizia con la discerbatura. Niente treni tra Trapani e Marsala fino al 31 maggio 2025. Il servizio. Ci sono importanti novità in merito al trasporto ferroviario in provincia di Trapani. A renderle note ufficialmente è stata Ferrovia dello Stato con una nota diffusa ieri. La prima novità, che poi è una conferma, è che i bus sostitutivi continueranno a operare fino al 28 settembre, ovvero due settimane in più rispetto al termine originariamente previsto per il 15 settembre. Dal 29 settembre poi riprenderanno a circolare i treni nel Trapanese, ma è questa la novità più importante, non in tutta la tratta. I treni infatti arriveranno fino a Marsala, dove per proseguire in direzione Trapani i viaggiatori dovranno continuare a utilizzare bus sostitutivi.
E sarà così fino al 31 maggio 2025, visto e considerato che a Marsale e a Trapani i lavori programmati non sono stati ancora completati. Lavori, come si ricorderà, relativi a interventi di upgrade tecnologico e potenziamento infrastrutturale che Rete Ferroviaria Italiana sta portando avanti sulla linea Palermo-Trapani. E per consentire l'operatività dei cantieri continua la sospensione della circolazione dei treni fino al 28 settembre. Nella tratta Trapani-Pirainetto e fino al 31 maggio 2025 nella tratta Trapani-Marsala. I cantieri che hanno preso il via lo scorso mese di aprile sono parte integrante, fanno sapere da RFI, di un articolato piano di potenziamento della rete ferroviaria nel Trapanese che prevede il ripristino e l'elettrificazione della linea Palermo-Trapani via Milo, l'installazione della tecnologia ERTMS lungo i 116 km della tratta Alcamo-Castelvetrano-Trapani, importanti lavori di manutenzione straordinaria, la realizzazione del sottopasso di Marsala del piano regolatore generale della stazione di Trapani. In particolare sono state realizzate alcune delle opere previste per l'adugamento in gallerie, propedeutica all'elettrificazione della linea tra Cinisi e Alcamo di Ramazione, oltre all'attività per l'installazione dell'ERTMS nella tratta tra Alcamo e Trapani, lo stesso sistema adottato sulle linee alta velocità. Grazie a questi interventi sarà garantita una maggiore affidabilità delle infrastrutture in termini di migliore regolarità della circolazione e qualità del servizio, che comporterà anche potenziali benefici sulla gestione dei passaggi a livello di lungo la linea. Inoltre, nei prossimi giorni saranno avviate le attività propedeutiche per la realizzazione della nuova fermata ferroviaria Vincenzo Florio al servizio dell'aeroporto Trapani Birgi, cui lavori interni referenti con l'esercizio ferroviario saranno conclusi nella prossima primavera. Tra Cinisi e Partinico e tra Alcamo e Partinico inoltre sono stati eseguiti importanti interventi di manutenzione straordinaria, lavori di rinnovo del binario, risanamento della massicciata e agli impianti di sicurezza al fine di adeguare l'infrastruttura agli ultimi standard di sicurezza. Il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safin ha depositato ieri all'ARS un disegno di legge volto a promuovere lo sviluppo dell'attività sportiva nelle isole minori e nei borghi rurali, con particolare attenzione all'adeguamento delle strutture sportive e al sostegno delle associazioni sportive e dilettantistiche. Credo che garantire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva, ha dichiarato Safin, sia un diritto fondamentale per tutti i cittadini, a prescindere dalla loro posizione geografica. Hanno preso il via nelle scorse settimane i lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione straordinaria della palestra di Porta Spada e i lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione del campo sportivo in località San Nicola Elice. Le due opere pubbliche sono state finanziate con risorse del PNRR. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo Terza Pagina. Benvenuti al TG Vallo Terza Pagina. Al via l'anno scolastico in Sicilia, il messaggio di auguri dell'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale Mimmo Turano. Sentiamo. Ragazzi, oggi comincia l'anno scolastico, io sono molto contento di potervi augurare un anno sereno, un anno pieno di impegno. Vedete, un ciclo di studi comincia e si chiude con l'impegno dei ragazzi e anche con il sostegno dei genitori. Noi come quest'anno abbiamo fatto un'operazione molto importante, abbiamo provato a mettere ordine in un mondo dove qualcuno faceva il furbetto, e il merito, l'impegno, il sacrificio sono quelli che nella vita distinguono la carriera di un uomo, e la vostra oggi è soltanto limitata all'impegno scolastico. Fatelo seriamente e correttamente e vedrete che nella vita vi
troverete bene. Qualcuno di voi si è lamentato con me perché ho fatto cominciare la scuola il 12 settembre piuttosto che il 16 settembre. Vi chiedo scusa per questo, però ci ho ragionato, sapete perché? Perché la temperatura tra il 12 e il 16 settembre non cambia, cambia però la possibilità di fare una vacanza più lunga, molto più lunga durante il corso dell'anno scolastico, perché con i favori del calendario avrete delle vacanze lunghissime a Natale e Pasqua, cioè quando siete stanchi del vostro impegno scolastico e un periodo di riposo vi può aiutare. Ecco perché vi dico che 3 giorni prima, dopo 3 mesi di vacanza, si possono smaltire facilmente, 2 vacanze lunghe vi aiutano tanto. Buona scuola, buon impegno, buon lavoro a tutti voi, un saluto ai docenti, agli insegnanti, e ai dirigenti scolastici, al personale della scuola tutto, e un'attenzione particolare ai genitori che hanno un compito molto gravoso, aiutare i figli in un momento molto difficile. Come quello dell'avvio dell'anno scolastico, ma non abituiamoli a scorciatoie. A proposito di scuola, è morto il professore Vincenzo Pedone, già preside dell'Istituto Tecnico Commerciale di Mazara, presidente di commissione nei concorsi per educatori, con una lunga carriera di docente di matematica e scienze. Il 9 novembre avrebbe compiuto 92 anni. Una sezione ad hoc dell'Osservatorio Provinciale Permanente sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Contrasto al Lavoro Nero sarà dedicata al lavoro intellettuale, in particolare a quello giornalistico, dove emergono irregolarità, precarietà e evasione fiscale e contributiva che contravvengono alla legge e mortificano il lavoro dei giornalisti. Lo ha assicurato il prefetto di Trapani, Daniela Lupo, incontrando ieri pomeriggio a margine della firma del protocollo di intesa su sicurezza nei luoghi di lavoro e contrasto al lavoro nero e irregolare, il segretario provinciale di Assostampa Trapani Vito Orlando e il vice Max Firreli. I vertici del sindacato dei giornalisti trapanesi hanno consegnato al prefetto un documento nel quale si fa appello alle istituzioni provinciali per un intervento nel settore e si elencano le principali criticità ed emergenze dell'informazione trapanese. Ed è tutto, vi lascio alla programmazione in onda sui nostri canali. Grazie per averci seguito, arrivederci.